Zombie Apocalypse. Nella seconda tavola del capitolo 1053, mentre vediamo una panoramica del mondo intero che reagisce alle nuove taglie di Luffy e compagnia, a un certo punto, in un piccolo panel, vediamo qualcosa di strano. In una nazione non definita, alle spalle di alcune persone che stanno leggendo il giornale, si erge un edificio con un manifesto appeso, un manifesto di Sabo. Inoltre, accanto ad esso, c'è una bandiera. Non distinguiamo benissimo il simbolo e sembra che sia un po' diversa da quella classica dell'armata di Dragon. Tuttavia, potrebbe solo essere una versione diversa della stessa bandiera. Come saprete, quello di Sabo è un evento di trama lasciato in sospeso da Oda con la fine dell'Evelì e l'inizio della saga di Wano. Sabo e alcuni membri dell'armata si erano recati a Mary Joyce con una missione stealth per recuperare Kuma. Poi il secondo di Dragon si è lasciato prendere la mano e ha dichiarato apertamente guerra ai draghi celesti. Tuttavia, da quel momento in poi, tutto ciò che ci è dato sapere è che ben due ammiragli si sono opposti a quell'irruzione, Ryokugyu e Fujitora. Da quel momento si è sparsa una notizia sconvolgente nei giornali, notizia di cui noi lettori non siamo a conoscenza, ma il mondo di One Piece sì. Il manifesto visto nella nazione incognita del capitolo 1053 potrebbe avere vari significati. Analizziamoli. Opzione numero 1. Quello che vediamo è un manifesto da ricercato. Opzione numero 2. Si tratta di una foto commemorativa, appesa lì per ricordare il defunto Sabo, colui che contribuì a salvare la nazione in questione dalla sottomissione di qualcun altro. Azione riproposta varie volte nel manga, visto che l'armata di Dragon si occupa proprio di questo. Opzione numero 3. Si tratta semplicemente di un manifesto commemorativo in onore di colui che ha aiutato la nazione, ma non necessariamente appeso lì per via della sua morte. Date queste tre opzioni, mi sento di escludere fermamente la prima. Quello, a mio parere, non può essere un manifesto da ricercato per svariati motivi. Il design è diverso, la foto prende tutto il riquadro senza lasciare spazio alla cifra che pende su di lui. Inoltre, finora non ci sono mai state taglie in One Piece la cui grandezza di stampa raggiunge quelle dimensioni. Nel panel vediamo che prende praticamente quasi un'intera colonna di un edificio. Inoltre è abbastanza insensato apporre una bandiera dell'armata accanto a un manifesto di taglia, visto che la bandiera ha un significato simbolico che si basa sull'affermare l'appartenenza a un'ideologia, mentre un manifesto di taglia è simbolo di dissociamento. Escludo anche la seconda opzione. È vero, la foto e la bandiera potrebbero essere una composizione funebre per commemorare un defunto, ma secondo me Sabo non è morto. Far morire un personaggio di questo calibro off-screen non mi convince. Inoltre, in un nostro video portato qualche tempo fa sul nostro canale, potrete capire meglio come la pensiamo io e Django sulla questione Sabo e su ciò che è accaduto a Levelly. Escludendo le prime due opzioni, quindi, resta soltanto la terza, quella con cui mi sento di allinearmi. A mio parere, quella è una gigantografia esposta per sostenere l'ideologia dell'armata di Dragon e per rendere omaggio a Sabo, sicuramente in seguito a una missione che ha visto come risultato la liberazione di questa nazione da un dominio soffocante di uno o più tiranni. Tra l'altro, dietro alle due persone scioccate che leggono il giornale, ce n'è una abbastanza allegra che sta esultando. Ovviamente, la caduta di due imperatori fa gioire il mondo intero, ma quei due sono stati comunque sostituiti da altri due pirati, quindi che c'è da gioire? Beh, uno di quei due pirati è il fratello del loro probabile liberatore. Potrebbero quindi sapere delle intenzioni di Luffy ed essere felici per la sua ascesa. Inoltre, mi sento di dire che siamo vicinissimi a scoprire la verità in merito a Sabo. L'arrivo di Ryokugyu a Wano potrebbe essere emblematico. Dal momento che non penso che ci sarà uno scontro prolungato, perché altrimenti i nostri non potrebbero fuggire, mi aspetto che Ryokugyu, mentre guarda i Mugiwara sfuggire dalle sue mani, dica qualcosa, anche un indizio, che faccia capire meglio a noi lettori cosa è successo a Levelì. Non penso che Luffy scoprirà la verità da Aramaki, perché questo vorrebbe dire che andrebbe in Berserk e lo affronterebbe, non riuscendo a contenere la rabbia, scenario per me da escludere totalmente. L'unico modo è quello di mettere pepe attraverso una frase tra sé e sé di Ryokugyu che lascia trasparire quantomeno una parte di verità, portando noi lettori ad avvicinarci alla verità su Sabo prima di Luffy. Bene picciotti, per oggi è tutto, speriamo che il video vi sia piaciuto, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Alla prossima, sayonara! Bene ragazzi, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto.
Se così fosse, lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!